Benvenuti, benvenuti sul mio canale Viaggi della Cultura, benvenuti a parte di Massimiliano Rasso. Oggi vi porto a Breslavia e allora la andremo a scoprire dalla piazza del mercato. Andiamo! There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. Abbiamo anche qualche informazione come giungere a Breslavia dall'Italia. Diciamo che sono circa 2 ore di aereo, comodo è l'aeroporto, è anche facile raggiungere il centro. L'euro si cambia facilmente, si può utilizzare diciamo la carta per pagare comodamente, comunque lo zloty, la moneta locale, si cambia a 4,49 attualmente per un euro. C'è anche internet free in strada, praticamente è un paese molto tecnologico la Polonia, e andiamo a visitare un museo di storia a questo punto, tanto per cambiare. Sono tante le personalità famose che vengono dalla Polonia, in modo particolare in Italia ci ricordiamo di Papa Giovanni Paolo II, il Papa polacco, ma in Polonia ci sono stati personaggi importanti come Marie Curie, 2 volte premio Nobel per la chimica, ex premier Valenza che ha decretato la fine del comunismo, possiamo dire, con l'organizzazione Solidarność, la fine del comunismo in Polonia, ma anche altri personaggi importanti, poeti, scrittori, il musicista Chopin. Questo è il museo di Raklavice, dove c'è la panoramica, la famosa panoramica del 1794, che vi mostrerò qui a Viaggi della Cultura. Ingresso alle ore 13:30 minuti per vedere questa famosa battaglia del 1794, la panoramica di Raklavice. Allora, questo è il biglietto, costo 11 euro, ma è possibile visitare 3 musei. Si sale sempre più in alto perché appunto è una panoramica, battaglia del 1794 per l'indipendenza, siamo quasi per arrivare. Il colpo d'occhio è bellissimo, già si vede tantissimo. Ecco qui, eccoci arrivati quasi, guardate, ci sono questi bellissimi dipinti, perché poi di questo si parla, di un dipinto che ricorda la battaglia del 1794. Like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my call. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you.
you know I wanna treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, oh, oh. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold. You know the mother girls will love you like I do. Can't afford to give up on you. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me. Ed eccomi qui nella piazza più bella di Breslavia, la piazza del mercato. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. Talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your praise, but is it even there to find? Is there a chance for me to clean your memories? Will I slowly lose my mind? Vivibile, come ha detto un mio amico polacco, è anche passeggiabile, walkable, è una città davvero a misura d'uomo, bellissima, verde, ci sono canali dappertutto, la città delle 12 isole dei 100 ponti, oltre ad essere la città degli gnomi, ce ne sono più di 400, ad ogni modo è una città bellissima da vivere. Qui le persone si divertono, si stanno rilassando, ci sono bar, luoghi dove è possibile passeggiare, sedersi, rilassarsi, utilizzare anche le biciclette e stare lungo i fiumi, il fiume principale, l'Oder, poi ci sono una serie di canali dove è possibile passeggiare, utilizzare le piste ciclabili, davvero una città speciale.